È partita la rivoluzione ecologica all'ISIS Facchinetti di Castellanza. Cosa state facendo? Abbiamo iniziato dal lato Y, dove non veniva fatta la raccolta differenziata, o almeno in modo parziale. Abbiamo rietichettato tutti i cestini della spazzatura assieme a una classe in cui lavoro. Abbiamo preso i cestini, come cestini, gli scatoloni dell'S lunga e abbiamo messo delle etichette con i sacchetti della spazzatura del colore giusto secondo le regole comunali. La situazione sta migliorando notevolmente. Prima non li avevate. Prima avevamo un bidone normale di plastica per ogni classe in cui veniva buttato tutto assieme. Li avete anche chiesti? Certo, abbiamo chiesto all'ufficio ecologia del comune di Castellanza, ma non avevano contenitori nel numero adeguato e quindi non abbiamo avuto un aiuto. Li avete autoprodotti? E in Essenzialmente questo i sì. ragazzi sono stati collaborativi? Molto l'idea di rivolgerci a S.Lunga per riciclare scatoloni che altrimenti sarebbero buttati è venuta proprio dai ragazzi. Ecco, dietro di te ci sono anche dei manifesti, sono stati realizzati da un Sì, gruppo dai di ragazzi studenti. della seconda chimica, essenzialmente hanno fatto dei sondaggi per vedere quanto impattano i distributori automatici a livello di CO2 nella nostra scuola e anche di plastiche. E i numeri sono sorprendenti perché ogni settimana circa 1500 bicchieri di caffè, bottiglie, lattine consumate nell'edificio che corrispondono a 7 tonnellate e mezzo di CO2 in un anno. E solo per mantenerle fresche o per tenere in funzione queste macchinette, immettiamo circa 47 tonnellate di CO2, come equivalente energetico. Quale sarà il prossimo step di questo progetto? Iniziamo a sensibilizzare i ragazzi appendendo questi poster di fianco ai distributori in modo che scelgano liberamente di diventare ecologici. Grazie. Grazie a voi.